Voglio parlare brevemente della Candelora, questa ricorrenza religiosa ricordata dalla Chiesa il 2 febbraio. La Candelora, come tutti sappiamo, ricorda la presentazione di Gesù di Nazareth al Tempio. In quell'occasione, ricordiamo tutti, Gesù diede lezione ai sapienti del Tempio, generando grande meraviglia. Ecco, la Candelora nella tradizione dei nostri tempi è associata un po' alla fine dell'inverno. Nel mio paese di origine, Minervino Murge, nel Barese, si usava a dire una filastrocca quasi, che suonava così, poi la traduco per gli altri. Candelora, l'Avernata e il seut fora. Rispunnei la vecchia raggiata, 40 giorni ancora che gli si fora l'Avernata, e che gli si chius cheura, quane calana la metateura. Ecco, do una breve traduzione. Dice, Candelora, l'Avernata è finita, è uscita fuori, è finita. La vecchia arraggiata, arraggiata nel dialetto di Minervino, è un arrabbiato speciale, però, è proprio un arrabbiato con cattiveria, un arrabbiato di sofferenze, come fa un po' è legato alla rabbia degli animali, no? Difatti si diceva un cane arraggiato, un cane con la rabbia. L'accostamento è fatto proprio a questa malattia. Questo atteggiamento di certe persone. E dicevo, la vecchia arraggiata, una vecchietta molto arrabbiata, disse: no, la vernata non è ancora uscita fuori, ci vogliono almeno 40 giorni. E per essere più sicuri, quando calano la metateura, ossia quando calano, quando scendono sui campi i mietitori. Questo modo di dire nacque negli anni quando non esistevano né le mietitrebbe attuali né le mietitrici meccaniche che velocizzavano molto il lavoro della mietitura. Cioè si riferisce al periodo della mietitura con la falce a mano che cominciava mediamente intorno al 15 giugno, quando il grano non era ancora completamente secco. E altrimenti col taglio, con la preparazione dei covoni, si sarebbe perso nel terreno. Il grano era ancora leggermente acerbo, maturava dopo il taglio. Per cui, secondo la vecchietta, che pur essendo arrabbiata era saggia, la vernata con alti e bassi si sarebbe conclusa praticamente a giugno. Spero di aver ricordato una cosa di altri tempi.